今すぐにもっと Hands up そういう夢歌ってずっと Stand up 折れない裸影何度だって壁を越えたんだ止まらずにさあ行こう Hands up 。Buongiorno a tutti, qui è Callisto e bentrovati a Anime Inside. Ora, so che il video sta uscendo a breve, questo qui, che sto riregistrando ovviamente. È uscito da poco l'episodio 11, nel momento che sto registrando, di Dragon Ball Heroes. Ovviamente questo video esce dopo e sto accorpando l'episodio 10, perché ci sono stati dei disguidi, ahimè. Ma bando alle ciance. Cosa c'è da dire dell'episodio 10 e 11? Analizzandolo, a parte il fatto che anche questi ultimi episodi sono botte da orbi, vediamo un Goku eccezionale, diciamo quasi bullizza con il suo Migatte incompleto, bullizza tutti sul campo di battaglia fino a quando non arriva questo nuovo personaggio di nome Lugs, che ha il controllo dei vetri. Ora, il design di Lugs è interessante. Ricorda un po' un Majin femmina. Ricorda, ma non è quello. Ma ci sono aspetti che in questo momento non mi viene in mente da dove Lugs poteva essere, da dove si sono presi ispirazione. Fatto sta che l'episodio, come ho detto, è botte da orbi. A una certa, visto che sono in difficoltà i gemelli meraviglia, li chiamo così, fanno una cosa che ormai mi aspettavo, la fusion. Danno anche un nome, come sempre, miscelando i nomi dei due personaggi fusi, e abbiamo così questi i gemelli meraviglia che diventano questa sorta di alieno che ricorda molto più che uno Tsufuru, ricorda molto l'alieno che si è visto nel Torneo del Potere, se non avete presente la fusione di tutte quelle macchine. Metterò quando vedrete il video, sicuramente state vedendo un frame del Torneo del Potere per farvi capire. Ricorda molto questa creatura. E comunque è un design interessante per questo Tsufuru. Fatto sta che scopriamo in quell'episodio, nel decimo episodio, che Goku non ha il Migatte completo in questa serie. E lo si evince perché, oltre che gli scompare, c'è il cattivone che se ne accorge. Eppure nell'episodio dopo glielo dice, tu non ce l'hai completo. E fa accenni a questo aura argentea. No, perché io voglio sottolineare questa cosa dell'aurea argentea? Perché essenzialmente ritorniamo a quello che dicevo qualche mese fa. Quello è chi divino, puro. È per questo che è figo il Migatte. Ma ok, chiusa parentesi. Poi vediamo un Jiren che finalmente mostra qualcosa, se non che hanno avuto la brillante idea di dare a Jiren anche un altro attacco che, porco cane, potevate fare 50.000 tipi di attacchi, potevate disegnarlo in qualsiasi posa, ma davvero volete mostrarmi un Jiren che fa un'altra Genki Dama versione sua? E dai, e basta, la fa Baby. E la fa Goku. E la fa Super Android 13, come cavolo si chiama. Insomma, non è una mossa che mi aspetterei. Cioè, avrei preferito una posa del tutto diversa, pure a mani larghe. Ok? No, andiamo sull'ovvio. Sì, non è una Genki Dama, lo so. Però è una cosa così ridondante ormai, questo tipo di posa per fare una tecnica, che io mi sto veramente annoiando. Perché possono fare tanta roba, hanno tanta libertà in Heroes. E tornare a questo... Comunque Jiren che comunque rimane inutile. E poi
abbiamo il combattimento, come ho detto, di Jiren con Zamas, che merge Zamas, perché è la fusion di Black Goku e Zamasu. E qui c'è una nota dolente, anche qui per me. Sempre nell'episodio 10, come si vedrà nell'episodio 11, la rigenerazione di Merged è alquanto banale, banalotta. Esce una sorta di fumo e poi è tutto perfetto. No, era più figa disegnata come nella serie di Dragon Ball Super. La saga di Black, qua no, ci sta molto poco, è proprio pessima, secondo me. Rende poco. Potevano fare di meglio. Fatto sta comunque che l'episodio si conclude, il decimo, con diciamo la pseudo sconfitta di Goku da parte di un quasi combinazione di poteri di Lugs. È del cattivone. Non ricordo più il nome perché Heroes non è che mi sta prendendo più di tanto. L'episodio 11, anche qui, è sempre un botta d'orbi, quindi non c'è dialoghi e cose. Ecco, una cosa che si nota come nel 10, nell'11, ancora questi 7 minuti e mi fai vedere cioè, vai a copiare frame già usati e va bene, però sono usati almeno decentemente. Una cosa che mi è piaciuta soprattutto è come stanno rendendo questo cattivo che agisce da cattivo. Se non succede a fine episodio che arriva un certo Kaioshin, secondo me finivano tutti male. Questo è un rimando ai vecchi Dragon Ball, cioè quando c'erano queste battaglie disperate che non possono comunque finire bene, perché il cattivo dice: "Oh, vi faccio fuori". E c'è questo salvataggio in extremis che è davvero da quell'area di Dragon Ball vecchi tempi, saga di Freezer. Non dico Dragon Ball Super perché lì è andato molto sul banale perché hanno fatto delle robe assurde nella saga di Black, che ci stava una volta, ma farne più di una diventa così ridondante che ti dici: "Ma perché la fai?" Potrei fare l'episodio diversamente. Quindi, tornando a Heroes, è un bel rimando alle vecchie serie, ma anche il modo di porsi di Vegeta, un Vegeta che in questo episodio tira fuori i muscoli e per modo di io lo uso per modo di dire tira fuori i muscoli, ma usa il Super Saiyan blu evoluto. Io lo chiamo così perché sarebbe comunque secondo il mio modesto parere di uno che segue Dragon Ball da anni e anni con tutto, quello è il Super Saiyan tra l'uno e il 2. Quindi è interessante. Questa forma evolutiva io la voglio vedere più sviluppata e poi vedremo. Intanto Heroes ci sta regalando de delle cose che non è riuscita, ahimè, Dragon Ball Super. Poi abbiamo finalmente capito come funziona il seme dell'universo, come lo chiama il cattivone, che assorbe i poteri. Dico, ecco, questo è un altro rimando al fatto dell'energia Majin. Non so se ve lo ricordate, Dragon Ball Z c'era Babidi che per prendere far prendere energia a Majin Buu faceva combattere e assorbiva energia. È un bel richiamo a vecchie storie, ma con qualcosa di nuovo, perché non sappiamo a che serve qualcosa, però è interessante. Qui viene sminchiato ancora una volta il personaggio di Jiren nell'episodio 11 perché l'essere più potente non voglio usare quella parola, ma diciamo viene fregato male e viene ridicolizzato perché non riesce a salvare il suo universo. Presumibilmente io penso che dopo il salvataggio del Kaioshin quello
fa sparire l'universo 11. Io presumo che faccia così. Ma vedremo nell'episodio 12. Questa, la cosa più intrigante è il fatto che c'è un certo Fu che era scomparso, se non vi ricordate, diciamo nella pseudo saga della prigione dei mondi, e se n'era andato con un certo personaggio di nome Cooler. Ora, non sappiamo cosa è successo, ma c'è la storia nei fumetti, c'è la storia nel cabinato che ti spiega cosa è successo in quella retroscena, che noi ovviamente non potremo sapere se non si mettono in testa di fare un piccolo spezzone per farci capire. Si può vedere comunque nel finale un Cooler, Meta Cooler, con forse Big Game Star, perché c'ha quel, se guardate bene all'occhio, c'ha quella cosa. Che dire? Allora, a parte che l'unico pecca di questa serie fino adesso, ancora una volta lo ripeto, sono i dialoghi fatti col culo. Poi qui si salva questa serie solo nei combattimenti. Una regia che certe volte ti dà delle chicche, certe volte se le scorda. Poi abbiamo il modo di sceneggiare la scena, buone e cattive. E infine, la cosa che a me fa più male è il fatto dei design. I design sono, nella maggior parte dei casi, buoni. Solo che, per quanto te ne fanno tre buoni, ce n'è sempre uno che lo sminchiano. E faccio il caso palese, come ho detto tempo fa, Veget Super Saiyan 4 è orrendo. È qualcosa che l'avrei disegnata meglio io. E detto questo, aspettiamo questo prossimo episodio, sperando che ci sia qualcosa di interessante, visto che si presume che vanno ad attaccare l'universo 7. Quindi voglio vedere molto più roba. In 7 minuti è difficile, però se uno lo sa gestire potrebbe farci vedere qualcosa di interessante, anche se potrebbero spendere più episodi per l'episodio 7, per l'universo 7. Una nota dolente, che non capisco perché l'hanno fatta in quella maniera, è Cabba, che è stato mandato all'universo, a uno degli universi più di merda di potenza, cioè assurdo. E poi gli mandano anche Manforte a K. No, questa non l'ho capita, è qualcosa di obbrioso, perché quello era già devastante, tanto che l'ha dovuto battere un Migatte completo a K. Stiamo parlando di un Migatte completo, e mi volete dire che l'universo 3 riesce a contrastare K, tanto che ha bisogno di Manforte? Ma questa è davvero assurda. Vabbè, detto questo, vi ho già rotto abbastanza le scatole e spero che qualcuno si diverta con questa serie di Dragon Ball Heroes. Io ho analizzato quello che potevo analizzare. Alla prossima!